Salve ragazzi, da Anthony Conga stiamo facendo un video blogger sul nostro sui nostri due canali YouTube, sulla pagina Facebook, sul gruppo di Facebook e altro ancora. Iniziamo. I nostri due canali YouTube dall'inizio hanno fatto un sacco di videogiochi. Videogiochi per PlayStation 1 e Sega Mega Drive, che sarebbero videogiochi di avventura, per cui dire, di cui possiamo nominare la fantastica serie di Spyro, il traghetto, le fantastiche serie di Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 e 3 Knuckles, le fantastiche serie di Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 Knuckles e Spyro 1, 2, 3, Crash Bash, Lomax, che altro? Ugo 3 alla ricerca dei solari, Ugo 1, Ugo 2, Ugo 4, Ugo 5, Ugo 6, Ugo 5, vabbè. Poi abbiamo anche Rayman e molti altri giochi per PlayStation 1. In tutto sono 25. Allora, spieghiamo la nostra video blogger, cioè il nostro video blogger sui nostri due canali YouTube. Per iniziare, diciamo che quando gioco PlayStation, quando ha giocato ai videogiochi, non si è mai arreso. Ha sempre cercato di completarli e di farli nella maggior parte possibile. Si cerca solo di non fare attenzione a alcune cose, perché alcuni canali YouTube non mostrano tutto quello che facciamo noi, come special stage di Sonic, circuiti di Spyro, oppure che altro, glitch di Spyro, livelli di Crash Bandicoot, Crash Bash che non siamo riusciti a fare, che comunque siamo riusciti a completarli come livelli molto speciali. Ugo, abbiamo fatto molti, abbiamo fatto i record con i diamanti, prendere i diamanti, oppure Lomax, abbiamo fatto i bonus level in Ghirigu, abbiamo fatto i bonus level in Sonic 1 e 3, abbiamo fatto gli special stage, che sono dove si prendono gli smeraldi caotici, oppure negli altri giochi, che ne so, abbiamo fatto molti record, tipo raccogliere tutte le gemme in Spyro, queste, raccogliere tutte le gemme, completare il gioco al 100%, la maggior parte dei giochi li abbiamo completati tutti al 100%, e in Rayman abbiamo raccolto 20 calici, cioè in Rayman abbiamo raccolto 800 lums, e in Medieval 1 abbiamo raccolto tutti i 20 calici, sbloccate tutte le armi del gioco con tutti i calici si devono prendere, in modo che quando completi un livello al 100% con tutta l'energia dei mostri, poi alla fine prenderai il calice. E questo, il nostro canale YouTube offre un sacco di contenuti agli spettatori, offre veramente tantissimi contenuti agli spettatori, perché da quando ci siamo impegnati a fare questo, dico, non è stato tanto semplice, ma è stato molto difficile, molto complicato e molto 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 complicato. Infatti sono anni che lavoriamo su YouTube per fare cose del genere e per mostrare tutti i nostri record e tutte le nostre cose al popolo di YouTube, cioè molte persone che ci seguono, anche gli amici miei di Lano, moltissime persone mi seguono su YouTube, e quindi facciamo questo video blogger. Questo video blogger è una specie di video che volesse spiegare il nostro canale YouTube, quello che fa. Va bene, abbiamo detto che per la maggior parte delle cose Anthony Conga non si è mai arreso. Beh, questo è vero, perché Anthony Conga ha fatto i glitch di Spyro 1, 2 e 3, ha fatto i circuiti, ha fatto cose molto difficili, ha fatto bonus level, ha completato i livelli di Simba al 100%, la maggior parte dei livelli, tutti quanti tranne uno, ha completato Kirigu, ha fatto bonus level, ha fatto molti giochi e li ha completati al 100%, 120%, 117%, come le serie di Spyro, oppure Rayman l'ha completato tutto quanto, Rayman Rush ha finito tutti quanti i circuiti, ha finito tutti quanti i circuiti delle corse in sfida in tre giri, sfidando gli avversari nei giri e battendoli sempre sul record di corsa, e non si è mai arreso nemmeno il Rayman Rush. E che si può dire? Tutto quello che abbiamo fatto è stato tutta una successione di cose sempre più difficili e sempre più complicate, iniziando dal progetto seme, dal seme che noi mettiamo nella terra per farlo crescere nella pianta. Si cresceranno da un seme che pianterai nella pianta, ci metterai l'acqua e lo farai crescere, si farà una pianta. Così è uscito dal nostro progetto, è nato Code Lyoko PlayStation. Code Lyoko PlayStation è un nome è dedicato ai personaggi di Code Lyoko, che sono personaggi che fanno della serie di Surrey Gulp,
una serie molto ammirata e molto famosa, di cui questa serie che ha fatto su Rei Gulp ha i nomi dei personaggi come Lita, Hopper, Yumi Shiyama, Ulrich Stern, Gemma Rebel Poise, chi altro? William Dunbar. Ci sono un sacco di personaggi comunque, Odd della Robbia. Vabbè, questa serie di Code Lyoko l'abbiamo sempre messa nei nostri video, anche se poi col passare del tempo è andata in fallimento perché non ho potuto mettere più le presentazioni, ma purtroppo non era possibile per non cercare di fare i video troppo lunghi. E comunque però ricordatevi che Code Lyoko PlayStation, il nome Code Lyoko PlayStation su ogni video significa che questo canale, questo video lo pubblica Code Lyoko PlayStation, cioè lo pubblica quel gioco lì. Lo pubblica, cioè il cartone animato lo pubblicherebbe, non lo pubblicherebbe Anthony Kunga, lo pubblicherebbe il cartone animato di Code Lyoko, che dovrebbe mostrare la sua presentazione, dovrebbe mostrare la sua presentazione, però purtroppo non c'è. Però non fate conto che non c'è la presentazione, perché comunque ci deve essere la presentazione. Questa è una cosa che purtroppo col passare del tempo Code Lyoko è andato un po' in fallimento e quindi non è riuscito più a mettere presentazioni, e per questo mi dispiace moltissimo. Non volevo dire di niente, ma purtroppo questo è. Se volete sapere sulle cose che stiamo facendo, ah sì, naturalmente si può scaricare la batteria come al solito. E questo è, non posso spiegare altro. Code Lyoko PlayStation ha fatto moltissime cose. Code Lyoko PlayStation si è sempre impegnato e non si è mai arreso. Sempre di cercare di completare i livelli e i giochi che si possono completare. Quelli che no, purtroppo non li possiamo completare perché non fanno per noi. Mi mette a innervosire vicino a certi giochi del genere, a bestemmiare i santi vicino ai giochi, non va bene. Quindi abbiamo fatto questo e questo sarebbe tutto. Non ci arrendiamo, comunque facciamo altre cose più là, però non riusciamo a fare niente. Questo è l'ultimo video caricato su YouTube. Volevo assicurare a tutti gli utenti che guardano questo video su YouTube questo videoblogger che stiamo facendo. Infatti questo videoblogger è un videoblogger sul nostro canale, sui nostri canali YouTube, sulla pagina Facebook e sul gruppo di Facebook, e anche qualcosa sul profilo di mia mamma, di cui i video di Spyro che abbiamo messo sul profilo di mamma, oppure i video di Sonic the Hedgehog 2 che abbiamo messo sul profilo di mamma, però con la pagina di Sonic the Hedgehog 2. In Code Lyoko PlayStation non esiste solo il canale, infatti il canale si è impegnato anche a fare dei trailer che stavano su Code Lyoko PlayStation e Code Lyoko PlayStation A, riguarda sia la pagina, sia il gruppo, sia tutto. In ogni gioco che abbiamo fatto è stato fatto un trailer commentato da me per far vedere che dobbiamo fare il trailer, e quindi dobbiamo fare ogni trailer per ogni video. Per ogni paio di video dobbiamo fare un trailer per spiegare su ogni gioco tutte le nostre caratteristiche, e l'abbiamo fatto nella maggior parte dei video. In tutti i video, non la maggior parte dei video, volevo dire. I trailer sono pezzetti montati, modificati da Anthony Kunga, che alla fine vanno a spiegare le cose caratteristiche come sono, spiegano la caratteristica del gioco e spiegano il gioco com'è. Io, ragazzi, non vi posso dire più niente. Vi saluto. Infatti, Code Lyoko PlayStation, se vedete questo video, iscrivetevi al nostro canale YouTube e fate tanti iscritti, perché il nostro canale ha bisogno di salire gli iscritti, perché ha pochi iscritti. E quindi mi raccomando, c'ho solo 245 iscritti e ho bisogno di farli salire. Quindi mi raccomando, a voi, fate salire gli iscritti. E io vi saluto, ragazzi, non c'ho niente da dire, e quindi ci vediamo, Anthony Kunga, alla prossima.